Renzi quasi al 72%, Orlando al 27,50% e gli spiccioli di rame che rimangono sono per Emiliano. I dati sono ancora parziali, ma il congresso provinciale del Partito Democratico sta entrando nel vivo e le tendenze iniziano ad essere attendibili e significative. I voti così espressi si riferiscono a 26 circoli su 96 per un totale di 569 iscritti che hanno espresso la loro preferenza tra le tre mozioni su un totale di 4.234 iscritti a livello provinciale. L'affluenza è sopra il 50%, forse di qualche punto superiore all'ultima consultazione congressuale del 2013. Le tappe del congresso sono serrate e passano anche da una 3 giorni intensa nella quale si terranno le assemblee dei 624 iscritti dei 16 circoli attivi nel comune di Arezzo, seguiti da vicino dal segretario comunale Alessandro Caneschi, dal segretario dei giovani Dem Gianluca Bronzi e dalla giovane ma già con anni di militanza politica alle spalle, Manuela Pisaniello. Il congresso entra nel vivo anche in città? Sì, entra nel vivo in città, avremo appunto le assemblee dei circoli del PD, dei circoli territoriali, avremo 10 appuntamenti dislocati in tutto il territorio comunale, con inizio domani sera e con conclusione sabato pomeriggio. Ecco, possono partecipare anche simpatizzanti a queste assemblee? Assolutamente sì, anzi mi auspico il fatto che molti cittadini simpatizzanti del PD, ma simpatizzanti comunque del centro-sinistra, possono partecipare a queste riunioni. Poi la fase chiaramente di votazione dei 3 candidati alla segreteria comunale e dei delegati alla convenzione provinciale è riservata agli iscritti. Ecco, ci sono dei dati che già sono iniziati a circolare a livello provinciale. Oltre il 70% dei voti finora espressi va a Renzi, la mozione che lei sostiene. Sì, allora mi tolgo dai panni di segretario comunale e entro a farle quello di rappresentante della mozione Renzi. Sì, in effetti finora il risultato è molto positivo, anche se non è molto significativo, perlomeno parzialmente significativo, perché i circoli che finora sono nati a congresso sono circa il 30%. Il dato però diciamo che è molto positivo. Ecco, che cosa vi aspettate sulla città di Arezzo e dai circoli più indicativi, magari come quello del Giotto, che è il più grande sul comune? Diciamo, il circo dei Giotto ha sempre riservato risultati molto positivi per la mozione Renzi e in generale in città ci aspettiamo un discreto risultato, anche se capiamo che magari le dinamiche della città e anche tutto quello che c'è stato in questi anni probabilmente potrebbe portare a un risultato leggermente inferiore alla provincia. Dai dati emerge anche che la mozione di Emiliano è quasi assente nella provincia di Arezzo. Sì, lo dico purtroppo, perché poi alla fine quando personaggio, un governatore della regione si mette in gioco, insomma dispiace anche, però finora veramente i risultati sono stati davvero quasi insignificanti, sono ovviamente 2 voti raccolti nei congressi finora svolti. Ecco, rispetto all'affluenza al congresso del PD sono poco più del 50% i partecipanti rispetto al numero degli iscritti, è così? Sì, siamo intorno a un dato un po' inferiore al 60%, comunque in linea con i congressi precedenti, anzi forse con un leggero aumento, soprattutto sul lato nazionale c'è un leggero aumento rispetto ai votanti del 2013. Che momento è questo del congresso? Ma sicuramente un momento importante, soprattutto per gli iscritti, perché è un momento di grande partecipazione e soprattutto in questo momento il partito, il PD, dà una grande lezione di democrazia. In un momento storico come questo, dove molti movimenti populisti, sia a livello nazionale che internazionale, stanno prendendo piede, è importante che la disaffezione politica che si è percepita fino adesso in realtà con questo congresso converge invece una concezione differente, perché noi su tutto il territorio, come appunto si legge tutti i giorni, c'è una grande partecipazione. La cosa bella è che ci sono veramente diverse fasce d'età, cioè veramente dai più giovani alle persone più grandi che sono contente in qualche modo di essere presenti a vari dibattiti e di ascoltare le varie mozioni e poi comunque di votare, quindi è assolutamente un momento fantastico per la democrazia e per il partito. È un anno che noi partecipiamo anche a livello partitico con grande entusiasmo e quindi, come abbiamo sempre fatto, parteciperemo anche noi a questo congresso, che è un segno di democrazia che diciamo ci separa dalle altre ideologie politiche che esistono, insomma.
Ecco, da voi quindi l'appello perché i giovani partecipino a questo congresso, ma alla politica in generale? Sì, è un appello alla democrazia, ma alla politica in generale e alla partecipazione del bene comune, diciamo. Quindi che i giovani si interessino a quello che accade intorno a loro e a quello che possono essere i risvolti politici anche in un futuro.